Un grandissimo murales con il volto di Mandela che in occasione di quelli che è anche i 100 anni dalla nascita. Sì, la prima opera di grandi dimensioni a Firenze, sono contento di averla realizzata io e sono ancora più contento di aver rappresentato Nelson. La tua arte si riconosce da i segni della tribù umana, no? Che contraddistinguono i tuoi murales in tutto il mondo. Come nasce questo simbolo della tribù umana? Nasce dal rito della scannificazione, che consiste nel fare dei tagli sulle guance. Io sono entrato a contatto con questa cultura in vari viaggi che ho fatto in Kenya e in Tanzania, e mi interessava il discorso del segnare i volti quando le persone entrano all'interno della tribù. Ho esteso questa tribù alla comunità umana, quindi è un discorso di fratellanza. Io credo che la street art debba trasformarsi in un'arte militante, come poi tutti gli artisti che passano alla storia sono quelli rivoluzionari, che in qualche modo hanno ragionato sul proprio tempo e hanno fatto delle azioni per modificarlo se non gli stavano bene delle cose. Quindi cerco di testimoniare la realtà che mi circonda, il momento, e le scelgo in base a quello che immediatamente trasmettono alle persone. Ovviamente ogni volto, essendo degli esseri umani, non ci sono solo aspetti positivi, ma come tutti gli esseri umani ci sono aspetti negativi, però diciamo il messaggio principale è quello che deve passare su quello che poi hanno lottato per tutta la vita. Nelson, diciamo, è uno degli esempi più forti che ci può essere come figure del Novecento. La tua arte, il tuo tratto distintivo ti ha portato a girare tutto il mondo, compreso l'episodio di quest'estate che ti ha visto protagonista a Betlemme. In quel caso, nel momento dell'arresto, se ti va di parlarne, quali sono state le tue emozioni di fronte a quello che praticamente è stato un essere privato di esprimere comunque attraverso la tua arte quello che è stato effettivamente un gesto di una ragazza molto coraggiosa? Sì, lì la problematica non era tanto decoro urbano, in realtà ero sulla parte del muro di competenza palestinese, quindi comunque gli israeliani non avrebbero potuto arrestarmi, però in violazione di qualsiasi accordo internazionale, risoluzione ONU, loro continuano a entrare in territorio palestinese senza autorizzazione, a uccidere persone e ad arrestare. Questa volta ci sono andato io di mezzo, non volendo, in realtà sono stato anche ringraziato fin troppo, perché sapendo tutto quello che poteva succedere, io non sapevo in realtà tutto quello che poteva succedere, è stato anche un momento è stato anche un po' sprovveduto, però poi la solidarietà che c'è stata, giornalisti da tutto il mondo, CNN, BBC, ABC, quindi sono stato contento comunque che in qualche modo ho contribuito alla causa. La maglietta che indossi oggi è volutamente scelta anche rispetto a quello che era un pensiero stesso di Mandela. Sì, Mandela disse che il popolo africano non sarà mai realmente libero finché non sarà libero anche il popolo palestinese. Durante la realizzazione del murales ci sono stati giorni di pioggia intensa che hanno in qualche modo un po' allungato i tempi della creazione di questo capolavoro. A tuo parere, quali sono state, anche mentre veniva fuori sempre di più il volto di Mandela, le sensazioni che provavi e anche come ti ponevi di fronte alla curiosità dei passanti che si fermavano? Su queste opere di questa grandezza difficilmente riesci ad avere un contatto con le persone, con i passanti, perché comunque sei tutta la giornata 8 ore al lavoro vicino al muro e sei in alto, quindi non ho avuto chissà quali contatti con le persone del posto, però mi hanno offerto da mangiare, sono stato a casa di uno dei condomini, quindi comunque l'esperienza anche umana è stata positiva. Io sono contento di lasciare delle tracce, nel senso anche quando non ci sarò più, comunque quest'opera continuerà a rimanere, anche perché c'è stato un trattamento particolare per farla conservare, quindi più che altro cosa lascio? Lascio questo. Per me è incredibile, poi magari che ci sono io, sono all'interno di questo movimento, di questo modo di fare arte, però
credo che comunque sia importante lasciare questa figura, questo dipinto che però rappresenta molto di più che una semplice rappresentazione artistica. La tua prima opera a Firenze, ne seguiranno altre? Speriamo. E in caso di questa possibilità, che volto disegneresti? Gramsci.